Torna la medicina dietro la notizia, il nostro consueto appuntamento giornalistico. E nel corso della puntata di oggi parleremo della parodontite, una malattia dentaria molto diffusa, subdola, anche molto complessa. Cosa sapere, come curarla e soprattutto come prevenirla. Ne parleremo con un autorevole ospite subito dopo la sigla. Sigla. Bene, ritorniamo in studio per parlare oggi di medicina, di malattie dentarie ed esattamente la parodontite. Andiamo subito a presentarvi il nostro ospite di oggi, che è il dottor Federico Avecone, specialista in odontostomatologia e protesi. Che cos'è la parodontite? Allora, per parodontite intendiamo quella patologia a carico del supporto dei denti che avviene molto di frequente sia per carattere ereditario che per carattere, diciamo, acuto. Ecco, quali sono le cause? Le cause sono molteplici e vanno ricercate sempre in una forma di cattiva igiene orale, di cattivo controllo oppure di una forme legate all'assunzione di alcuni farmaci per patologie, diciamo, di natura differente. Chiaramente si ricollega con la qualità e con la quantità di rapporti che si hanno col proprio dentista, con il proprio specialista. Dottore, può essere definita una malattia degenerativa? Sicuramente sì, perché come tutte quante le malattie che da acute si cronicizzano, diciamo che possono avere vari risvolti e possono avere varie conclusioni che vanno in diverse direzioni, alcune drammatiche, altre più superficiali, ma è così. Qual è la prima cosa che ci deve allarmare di questa malattia e ovviamente poi dopo andare immediatamente dal medico? Allora, possiamo dire che ci sono due criteri fondamentali, che sono quelli del sanguinamento e del dolore sicuramente, accompagnato anche all'alitosi, che è un altro problema di natura, diciamo, sociale e che avverte la persona alla quale si rivolge al professionista, e proprio professionista di fiducia, e può chiedere e risolvere i vari problemi. Dottore, quanto è importante in questi casi la prevenzione? Ovviamente è importante in tutte le malattie, ma in modo particolare in questa malattia di cui parliamo oggi. Allora, parlando di questa patologia, che è una patologia, come abbiamo detto, come lei elegantemente e molto espressivamente ha detto in apertura, è una patologia sociale, in quanto investe e riveste tutte quante le fasce d'età. Chiaramente parliamo di persone dentate, quindi non è una patologia del neonato, bensì una patologia che avviene anche sui denti decidui. E quindi ci accompagna un po' fino alla morte, con livelli differenti, cure differenti che oggi abbiamo a disposizione, altre cure sono ancora una lacuna. Dottore, a quale età ci si può ammalare di questa parodontite? Diciamo che un'età vera e propria non c'è, ripeto, dipende dalla qualità dei denti, se sono da latte, quindi decidui, o denti permanenti. In quella fase abbiamo la patologia acuta del giovane o parodontite acuta del giovane, la quale è molto spesso legata a un'infiammazione della gengiva marginale, mentre per quanto riguarda quella dell'adulto, che poi è quella cronica, si ha un investimento del supporto inteso come osso e quindi una patologia evolutiva degenerativa che sicuramente diviene una patologia più importante. Quali sono i sintomi? I sintomi sono sicuramente quelli dell'infiammazione, legati, intesi come dolore, come algia, movimento, perdita di stabilità dei denti, alitosi che ci accompagna spesso, va bene, colore dei denti, che è un'altra richiesta che oggi il dentista si sente fare per motivi estetici e che ci fa mettere in luce, perché a volte ci viene richiesta una forma di sbiancamento permanente dei denti su dei denti che non sono puliti. Quindi la qualità del rapporto con il proprio professionista e la quantità, qualità, diciamo, è un'equazione. Fa sì che la persona viene delucidata, perché diciamo che più si sa, meglio è. In medicina è così. Dottore, questa Diciamo malattia che dà delle complicanze? E se sì, quali sono? le complicanze della malattia parodontale sono molteplici. Si va da quelle di tipo cardiologico, nei casi in cui sia una parodontite profonda con un'associazione fusospirellare, cioè con batteri che ritroviamo poi nelle valvole quando vengono sostituite.
problemi di tipo renale, problemi di tipo neoplastico se si lascia degenerare delle forme intese come infiammazione acuta, non trattata. Quindi addirittura neoplastica. Sì, perché purtroppo si hanno delle degenerazioni dei tessuti dal momento in cui non vengono trattate, associate molto spesso a delle condizioni di tipo ambientale, cioè fumo, tabagismo, quindi alcolismo, uso di sostanze stupefacenti. La stessa cosa può avvenire per uso di sostanze a scopo terapeutico, come in alcuni tipi di patologie tipo l'epilessia, ci si assume la difenilidantoina, che è un farmaco che determina una forma di gengivite abbastanza complessa e sanguinante, quindi è drammatica, del giovane, perché molto spesso viene diagnosticato in età giovanile, mentre è complessa anche quella a carattere cronico, che è tipica della persona, dei malati che assumono ciclosporina, quindi trapiantati. Dottore, la terapia della parotite qual è esattamente? Allora, mi hanno insegnato circa 30 anni fa, quando ho iniziato a fare questo lavoro, a moltiplicare il sapere, cioè la persona più sa e meglio è. Più se ne sa e meglio è, quindi significa che la persona deve chiedere la lezione di igiene al proprio medico, al proprio dentista, va bene, quindi deve sapere che prodotti usare, in che modo usarli, perché ci sono delle grosse cose che in realtà non sono enormi, però nella guerra che si fanno le aziende che fatturano miliardi di euro, c'è sempre qualche prodotto idoneo e qualcuno meno idoneo. Cioè, significa che oggi gli spazzolini, i dentifrici, i colluttori sono degli ottimi coadiuvanti e delle cose che hanno cambiato la vita media in 30 anni enormemente. Dottore, secondo lei è molto importante iniziare a dare un'educazione sanitaria ai ragazzi già nelle scuole? Allora, è di vitale importanza che in età pediatrica, quindi in età scolastica, diciamo nella scuola primaria, il bambino inizia ad avere un approccio con lo spazzolino, che è la vera fonte di sanezza, e la vera fonte di chiarificazione, e quindi i genitori, i bambini devono essere inseriti in un contesto nel quale, se imparano da piccoli, hanno un rapporto differente con tutte quante le malattie orali. Che cosa vuol dire? Che praticamente oggi negli stand di farmacie, parafarmacie, centri commerciali, abbiamo di tutto di più. E chiaramente io come esercitante questo lavoro anche nel pubblico, mi sono reso portavoce con i miei colleghi anche di un approccio nelle scuole con un progetto che è stato portato avanti e che speriamo di riprendere. Il progetto si chiama proprio Educazione scolastica alle malattie del cavo orale, praticamente. E che sarebbe un fatto importantissimo, anzi io vorrei proprio cogliere l'occasione per inviare un messaggio ai capi dell'istituto, i presidi, affinché effettivamente organizzano poi dei veri piani di educazione sanitaria. Noi siamo sicuramente, come presidio ospedaliero, come ambulatorio, come professionisti, dispostissimi a farlo a carattere completamente gratuito e riprendere un discorso che abbiamo intrapreso con il nostro compianto responsabile, dottor Maurizio Cappello. E quindi siamo qui pronti. Purtroppo ci vuole la disponibilità delle persone che firmano, perché i bambini sono minori e che i dirigenti ci vogliano. Noi non possiamo entrare poi con questa particolare del Covid, oggi è quasi divenuta una cosa complessa, infatti noi diciamo ci siamo fermati per quello, con l'avvento della malattia ci siamo presi una pausa, anche perché sarebbe stato un po' un'invasione ulteriore portare nelle scuole delle persone estranee, anche se noi siamo vaccinati, noi siamo immuni praticamente, immunizzati e testati. Ecco, questo intanto i presidi sono stati avvertiti con questo messaggio, se loro sono disponibili possono, che cosa potrebbero fare, chi contattare eventualmente per riprendere questo progetto che è fondamentale? Possono contattare molto liberamente la struttura del presidio ospedaliero mediante il centralino in tutti i giorni fino al venerdì, va bene, o contattare i nostri numeri che sono stati inviati alle varie dirigenze scolastiche. Altrimenti noi possiamo riprendere
non abbiamo difficoltà né preclusioni, va bene, a svolgere questa mansione un giorno a settimana nei vari istituti a rotazione, va bene, per coprire tutto il territorio. È una nostra volontà, era una volontà del nostro compianto fondatore e ideatore, quindi noi siamo qui a carattere completamente gratuito. Dottore, l'ultima domanda, e abbiamo ancora un po' di tempo sicuramente, sulla pulizia, come andrebbe fatta lo spazzolino, come dovrebbe essere usato? Perché c'è un po' di confusione anche in questo, a volte quando si parla con i dentisti, no? Nel senso che c'è chi è d'accordo con lo spazzolino elettrico, chi invece quello a mano, e cioè, che cosa bisogna fare esattamente e come? Allora vi rispondo con una dimostrazione pratica, di modo che rendo di più l'idea. Allora, l'importante innanzitutto è lavare i denti, questo è assodato. Poi non usare spazzolini strani, perché le fibre oggi sono tutte quante a rottura calibrata, non bisogna usare spazzolini biologici tipo di tasso, perché si annidano dei batteri dentro che poi vengono trasferiti da un posto all'altro. In linea di massima lo spazzolamento deve durare per 3 minuti, va bene? A mio modo di vedere deve essere fatto almeno 3 volte al giorno e non 5, come chi ha ideato questa tecnica della scuola svizzera circa 35 anni fa, resta ancora valida, ma 35 anni fa non c'erano i presidi tipo dentifrici medicati, corruttori di oggi, e quindi spazzolamento per 3 minuti su 4 quadranti, non bisogna fare trazione orizzontale, va bene? Questo è un movimento sui denti, altrimenti si consumano le gengive e si creano quelle cosiddette carie del colletto. Non bisogna fare rotazione in senso orario o antiorario, bensì entrare per 2 o 3 volte e tirare sempre dalla gengiva al dente, sotto dalla gengiva al dente, va bene? La trazione si può fare sulla parte triturante sui denti. Quindi anche lo spazzolino elettrico da sotto a salire? Sicuramente sì, con grazia. Io sono stato un sostenitore contro per tanti anni, perché gli spazzolini elettrici erano motorizzati con la corrente, oggi sono molto più controllati e danno anche un grosso ausilio a persone che sono allettate, persone che non hanno una grossa manualità. Con una mano, destra mano o sinistra, si lavano 4 quadranti, quindi ci ritroviamo, chi fa questo come me, che lo vede tutti i giorni, si ritrova con la persona che con una mano lava meglio un quadrante, meno bene l'altro. Quindi la chiave di lettura è avere un'ottima igiene domiciliare, che è fatta di 3 lavaggi per 3 minuti, coadiuvare con un ottimo collutorio, va bene, e filo interdentale, che è l'unico mezzo che c'è oggi in letteratura scientifica a livello mondiale. Ci stanno lavorando delle aziende che fatturano quanto le grosse aziende di sigarette o le grosse bibite, ci sono dei marchi, non facendo pubblicità, che sono dei mostri, va bene. Compilare con il filo interdentale, che resta l'unico mezzo in mezzo, e poi esiste questa l'igiene domiciliare, l'igiene professionale, che va fatta ogni 6-8 mesi, va bene, sia per controllo sia per pulizia professionale, che è l'altro binario. A me hanno insegnato a dividere come dei binari che camminano in parallelo, cioè igiene professionale e igiene domiciliare. Devono camminare con una certa frequenza e avere dei riscontri cronologici, periodici, fissi, nei quali non si deve trasgredire. Perché uno, anche se cambia nazione, oggi per lavoro o un bambino può cambiare, diciamo, sede, se approccia con un sistema scientifico si trova a dire le stesse cose. Cioè parliamo una lingua, perché oggi è una dottrina ben chiara, non è una cosa presunta, per dire. Vuole aggiungere altro? Direi di sì. L'uso dello spazzolino, del dentifricio, del collutorio e del filo interdentale va coadiuvato e sostenuto con i marcatori di placca, che sono delle pilloline di colorante estremamente innocue, e servono a far capire anche a un genitore quando il bambino lava, se lava meglio, se non lava, perché resta una patina colorata e dove il bambino non passa. Valida anche nell'adulto, perché noi, ripeto, con una mano laviamo 4 quadranti. Dottore, veramente l'ultima domanda, una mia curiosità. È importante più il colluttorio oppure esiste un gel adesso molto diffuso, credo già da un po' di tempo? Quale è meglio usare? Allora, a riguardo di questa domanda, è una cosa abbastanza moderna ed è una cosa abbastanza chiara. I colluttori sono liquidi, a volte sono interi, a volte sono dimezzati con l'acqua.
I gel sono stati fatti veicolati per avere un adesivo che aderisce alla mucosa, quindi per essere trattenuti nelle zone più critiche, tipo le cosiddette tasche parodontali, oppure nelle ferite post-chirurgiche, oppure nelle zone nelle quali la persona ha più bisogno di una concentrazione di un antibatterico, perché diciamo che il principio attivo è la vecchia clorexidina riveduta e corretta, che da oltre 40 anni ci aiuta a essere il più potente disinfettante del cavorale. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, al dottor Federico Avecone e alla regia. Alla prossima, sigla.